19:36 minuti di questo secondo giorno del mese di dicembre 2020, qui a Radio 6 98 e 100 in modulazione di frequenza. Buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando anche su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre, canale 5085 se avete un decoder di Sky Q. Noi siamo quelli della libertà, io sono Stefano Benedetti. Buonasera a Renzo Garlaschelli. Ciao Renzo, come stai? Bene, bene. Buonasera a Franco Recanatesi, ciao Franchino. Buonasera, buonasera, un abbraccio a Renzo, amico mio. Ciao Franco, un abbraccione. Buonasera a Massimo Maestrelli, come stai Massimo? Bene, grazie, saluto Franco e saluto il Ciao grande Massimo. Renzo. E tra qualche Ciao Massimo, istante, tutto bene? vediamo di ripescare il buon Giancarlo Oddi, così di fare una piccola riunione, ecco, mettiamola così, una piccola carrambata. Franco, tu sei Maestrelli. Oggi sono 44 anni dalla scomparsa di Tommaso Maestrelli. Era andata via la voce, scusami, hai detto Franco tu sei e poi non ho sentito altro. Tu sei, io, no, Franco, è arrivato il momento che tu ti compri un telefono nuovo. Ecco, questo diciamo No, che non forse. credo, cambia il centralino, Sì, te l'ho infatti, detto mille come. volte. Vabbè. Stavo dicendo, tu sei colui che ha scritto la biografia di Tommaso Maestrelli. E oggi, a 44 anni dalla scomparsa di Tommaso Maestrelli, vorrei che tu prendessi in mano la situazione con questi due ragazzi che ci abbiamo collegati. Beh, guarda, io non dimenticherò mai il giorno in cui Massimo e Maurizio sono venuti nel mio ufficio a chiedermi di Allora, scrivere aspetta, la. aspetta, ti blocco un attimo, Franchino, perché abbiamo anche Giancarlo Oddi. Giancarlo, buonasera, in diretta video. Buonasera. Eccolo qua, al buio, però, insomma, Ciao però. Franco. Aspetta, accendo. Ciao Gianca. Ecco. Allora, insieme a noi, Giancarlo. Chissà com'è bello in televisione. Beh, c'ha il suo perché, c'ha il Va suo perché. bene, Luce. Sì, va bene. Allora, Giancarlo Oddi, Franco Recanatesi, Renzo Garlaschelli, Massimo Maestrelli, in diretta la parola la riconsegno a Franco Recanatesi. Dicevo che non dimenticherò mai quel giorno in cui Massimo e Maurizio sono venuti nel mio ufficio a chiedermi di scrivere la biografia del papà. Cioè, io lì per lì, Massimo se lo ricordo, sono rimasto un po' incerto, ma dopo loro mi hanno convinto con una costanza, con un amore veramente indicibile. Io sono stato felicissimo alla fine di fare questo libro perché secondo me è una testimonianza di un grandissimo uomo e di un grandissimo laziale e del momento in cui la Lazio ha avuto non solo per le vittorie per lo scudetto, le vittorie che ha conquistato, ma proprio per i personaggi che erano in quel momento, A me Franco è rappresentavano in quel rimasto, momento. a me Franco, perdonami se ti interrompo, ma non posso dimenticare il discorso del passaporto e del mancato arrivo di Tommaso Maestrelli nell'aereo del Torino che poi si è Di scantato Superga. nella tragedia di Superga. Quella è stata una coincidenza che ha del clamoroso, insomma, ecco. Quello è il destino, vedi, è il destino che ha Lui giocava voluto con la così. Roma, lui giocava con la Roma e la Roma non gli diede il passaporto perché sapeva che tanto prima o poi il Torino lo avrebbe acquistato, il grande Torino. No, non è che non gli diede il passaporto, è che ci fu un intoppo nella segreteria della Roma per cui Beh, questo ma passaporto, un intoppo voluto, non lo so. Comunque, ecco, comunque anche grazie a questo impedimento e grazie a tante coincidenze, Maestrelli è arrivato alla Lazio e io ho avuto personalmente modo di conoscere un uomo straordinario, ma una famiglia straordinaria, perché poi per scrivere questo libro, sono stato spesso a casa loro, ho conosciuto la mamma, ho conosciuto le sorelle, eccetera, per cui io conservo nel cuore una famiglia, non un solo uomo. L'uomo era solo il simbolo di questa famiglia straordinaria. Massimo. Sì,
che vogliamo aggiungere alle belle parole di Ma Franco? Il desiderio mio di Maurizio quando ho 18 anni, facemmo la maturità, era proprio quello di scrivere qualcosa su Babbo, e per una serie di cose non siamo mai riusciti. Poi io dico che trovammo una grande disponibilità di Franco, e fu la cosa più bella che abbiamo fatto negli ultimi anni, perché ricordare, ricostruire tutto il suo passato, la sua storia, soprattutto per chi l'ha letto molte cose non le sapeva. Cioè, molta gente a Roma ha conosciuto Babbo da Roma in poi, però come è cresciuto, quello che ha fatto, le sue amarezze, i suoi fallimenti, sì, voglio dire, tante cose che molte persone non sapevano. Io l'ho letto quel libro, è stupendo, stupendo. Stupendo, veramente molto bello. Molto bello. Franco è stato molto molto bravo, ci ha messo molta passione, oltre ad essere un grande giornalista, e questo certo non lo scopro io. Vabbè, non esagerare, Massimo. Io conosco persone che hanno lavorato con lui. Posso dire una cosa? Franco... Io ho scritto una quindicina di libri, credo. E quello è stato uno dei primi, e è quello... Non dico scritto, ma è quello dove c'è più cuore, proprio. Più passione. Dove ogni riga c'è la passione e il cuore che io ho messo per scrivere questa storia. Renzo, Giancarlo, che cosa possiamo aggiungere? Ma parla Giancarlo, io ho già detto la mia, Stefano, ripeto un po' le parole che ha detto Franco, sono queste le parole. Ma il libro di Franco è bellissimo, quindi... Qual era Giancarlo la caratteristica più importante di quest'uomo? Il pregio, la caratteristica... Ma come ti parlava, la gentilezza, era un uomo... Ma come faceva un uomo sempre, gentile ad essere il vostro allenatore? Come faceva ad essere gentile con certi soggetti? Infatti hai ragione. Ma io ho anche detto da sempre che se non ci fosse stato Maestrelli alla guida di quella squadra, noi non avremmo vinto niente, e sono straconvinto di questo. E una volta lo dissi a un allenatore che avevo a Cesena, lui mi disse che voleva dire che praticamente Maestrelli poteva vincere di più con quella squadra. Allora io gli dissi, dico, guardi, lei... Non sa con chi aveva a che fare quell'allenatore là, e facemmo una partita amichevole contro Lazio Cesena all'Olimpico, e finita la partita questo mio allenatore, che si chiama Marchioro, ha conosciuto più di qualche giocatore della Lazio, perché sono venuti a trovarmi in albergo di qua e là. E il giorno dopo, quando ci siamo stati per andare via, per partire, mi disse, avevi ragione, certo, con quelle capocce che c'avevate, come ha fatto a farvi vincere lo scudetto, non lo so. No, Franco. No, ma era veramente incredibile che potessero ottenere quei risultati, perché era una banda di sciagurati, non era... Ma i giornalisti non scherzavano, Franco? Sì, vabbè, adesso non mettere in piazza... No, cose però Franchino, Renzo prima mi ha detto che pure tu eri uno sciupa femmine, diciamo le cose come stanno, perché sennò... Ma non ero uno sciupa femmine, io ero come, sai, come gli avvoltoi, che prendevo quello che lasciavano gli altri. Lascia la miseria. Senti, Massimo, che dire ancora a 44? Come lo vivi l'anniversario della scomparsa del tuo papà? Ovviamente con un briciolo di malinconia evidente, però insomma sono passati tanti anni, no? Ma il 2 dicembre, tutti i giorni il 2 dicembre, non c'è il 2 dicembre che ricorda l'anniversario, cioè non c'è giorno che passa che non penso a lui, mio fratello, mia sorella, mia mamma, se voglio dire. Le date sono numeri, poi le situazioni si vivono tutti i giorni, quindi per me lui è tutti i giorni con noi. Oggi una ricorrenza fa piacere, perché ho ricevuto tanto affetto, tante testimonianze. Vabbè, ma la Lazio è una famiglia, dai, la Lazio è una famiglia, cioè siamo talmente... Sì, però io dicevo,
la mattina, che io a luglio faccio 50 anni di riposo parziale, quindi sono tanti, 50 anni che arriviamo a Roma nel giugno del 71, quindi adesso siamo arrivati ai 50 anni e pensare che a distanza di 50 anni ancora stiamo qui a parlare di una persona che non c'è più è qualcosa che... mi rende orgoglioso, ma non è solo con Babbo, ma con tante persone che non sono più, Felice, Giorgio, Cecco, Frusta, Pierini, voglio dire, noi in questo siamo molto, molto bravi, cioè, a tenere su le persone che sono state importanti per la nostra storia. Renzo, ti sento un po' taciturno, come mai? No, ma sto ascoltando, no Stefano, ma sono tutte cose che ormai si sanno, ragazzi, ma questo mister, chiamato mister Tommaso Maestrelli, io ripeto un po' quello che avevo detto da sempre, lui è stato bravissimo, io non parlo per quello che riguarda la partita, la domenica o durante l'allenamento, lasciamo perdere, io parlo come personaggio, un personaggio veramente che ha detto bene Massimo, a un certo punto... Lascia stare che abbiamo vinto il campionato, ma se ne parlano tutti così bene ci sarà un motivo, e secondo me la sua migliore qualità era proprio questa, era un uomo per bene, io l'ho detto prima, lo ripeto, un uomo per bene, io dico che così ne ho visti poco, sinceramente. Intanto arrivo sulla cronaca, ragazzi, perché arrivano due notizie molto importanti in vista della gara di questa sera. Non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io. Reina sarà il portiere titolare della Lazio, mentre invece è ufficiale l'assenza di Haaland, il grande bomber del Borussia Dortmund, dal primo minuto per il Borussia Dortmund. Quindi se siete d'accordo, un attimo anche un po' diciamo così, buttarci nella cronaca. Partendo da Giancarlo Oddi, volevo sapere che ne pensi. Ma sicuramente avrà pensato che c'è più esperienza a questo portiere, una partita delicata, per il fatto che gli manca quel centravanti, io credo che sia una cosa molto positiva per noi, e poi dobbiamo cercare di dimenticare la partita di domenica, perché insomma è stata una partita che è meglio non pensarci più, perché altrimenti sarebbe dura. Certo. Franco? Ma certamente che senza Haaland è molto meglio, non so perché lo tengano in panchina. Perché ha avuto un problema nella rifinitura di ieri, ha ricevuto un colpo all'anca e purtroppo non c'è, purtroppo, per fortuna. Vabbè, comunque è un bel vantaggio. Reina ha dimostrato per ora... Di valere più di Stracoscia e quindi giustamente viene schierato. Io quello che mi chiedo, ho visto le probabili non ufficiali formazioni, ma vedo che non c'è Lazzari, questo mi stupisce molto, perché vedo che danno le formazioni probabili con Marusic a destra e Fares a sinistra. Sì, quella è l'ufficiale, quella è la notizia ufficiale, però Lazzari questo, non questo si è visto in questi giorni. Bene, non lo capisco bene. Non si sa, probabilmente avrà fatto, che ne so, magari un turnover anche per quanto riguarda le prossime partite, eccetera, eccetera. Comunque la formazione ufficiale Lazio è questa: Reina in porta, Patrick, Hutt e Acerbi sono i tre del pacchetto centrale difensivo, a destra Marusic, poi Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Fares, Correa e Immobile, i due del reparto offensivo. Quindi neanche Luis Felipe. Mentre per quanto riguarda il Borussia Dortmund, c'è anche un'altra defezione, me la comunicano adesso, non ci sarà neanche Sancho. Ecco, un altro giocatore importante del Borussia Dortmund, quindi molto importante. Quindi Borussia in campo con il 3-4-2-1, Burki tra i pali, Piszczek, Hummels e Akanji sono i tre del pacchetto difensivo, Bauza, Delaney, Bellingham e Guerriero sono i quattro del centrocampo, Hazard e Reina a ridosso dell'unica punta, che sarà Reus. Questa è la formazione ufficiale. Bellingham e Reina hanno 17 anni. Sì, quindi speriamo, che vi devo dire, ragazzi, speriamo bene. Renzo?
Vabbè, che non gioca in centravanti è una bella notizia, di sicuro. E per quanto riguarda il portiere, vabbè, questa è una decisione che aspetto solamente Inzaghi. Se vede in questo momento, vede meglio questo Reina al posto di Stracoscia, io l'ho detto prima, Stracoscia per me è un ottimo portiere. Può darsi che è possibile, che magari sta passando un momento, no, c'è Reina che è un portiere che dà una certa sicurezza, è giusto che giochi lui, no. Però questo è un problema che riguarda solamente Inzaghi. È lui che durante la settimana vede e non vede. Massimo Maestrelli. In questo momento è più in forma, ma non perché è più bravo, perché ha giocato di più. Stracoscia, avendo fatto solo una partita, forse non ha ancora preso quella confidenza, quella familiarità che aveva prima. Poi sono scelte sempre difficili. Quest'anno è la prima volta che Stracoscia ha un competitor dentro casa di valore. Penso che questo aiuterà a crescere, il fatto che non ci siano quei due giocatori senza Valand è un grandissimo vantaggio, sinceramente, non me l'aspettavo. Sì, invece è arrivata questa bella notizia. Giancarlo Oddi, che tipo di partita deve fare la Lazio questa sera? Di attesa o deve essere aggressiva subito? Ma la Lazio deve essere la Lazio, quella vera, quella che ci ha fatto vedere tante belle partite, l'aggressività è... E se vediamo l'aggressività che abbiamo messo in campo domenica, sarebbe meglio non essere andati. Sia una parentesi. Quindi io mi auguro che sia tutto al contrario di quello che ha fatto domenica, basta. E poi la Lazio si sa quello che sa fare, no? Lo sappiamo, deve solo fare non aspettare l'avversario che tocca il pallone 50 volte, bisogna andare a prenderli pure avanti, perché noi possiamo, l'abbiamo battuti già in casa, adesso gli mancano dei giocatori importanti, stiamo ad aspettarli, sarà meglio andare a far male subito. Franchino? Sì, ha ragione Giancarlo, deve fare la sua partita, deve essere la Lazio, non certo quella della scorsa partita, però io credo che sarà così, perché la Lazio ha avuto questo intoppo, secondo me più che altro mentale, e la testa era già a questa partita e quindi saranno caricatissimi, e io penso che andranno in campo con la giusta concentrazione e faranno la loro partita. Renzo? Sì, no, ma sono d'accordissimo, anche perché mi ricordo il Borussia, dormo, non in difesa, balbettavo un attimino se non mi sbaglio, perciò la Lazio deve giocare come sa, poi ogni partita, sai, nasce in un modo e finisce un altro, è chiaro che magari trovi un avversario, non sarà una partita facile, perché i tedeschi sono sempre brutti clienti, però la Lazio ce la può tranquillamente fare, dai. Chiudiamo con Massimo Maestrelli. Dopo lo scivolone di domenica penso che il livello di attenzione sarà molto molto alto, quindi queste sono partite che bisogna fare attenzione, però se la Lazio gioca come ha dimostrato fino per 8 settimane, 8 partite di seguito, io penso che ci darà belle soddisfazioni. Certo, una partita insidiosa sicuramente. Perché penso proprio di sì, soprattutto lì. Però come dicevi giustamente tu, caro Massimo, queste assenze sono una piacevole sorpresa, no? Assolutamente sì. Voglio dire, è sicuramente importante. Va bene, Giancarlo Oddi, grazie. Mi saluti per cortesia quel signore lì su di Vidigulfo. Ma il signore di Vidigulfo, ma non c'è. Che faceva dannare. Adesso ti racconto una cosa. Vai. Mi è venuta in mente al volo così. Ma lascia stare, Giancarlo. Giorno... c'ha paura. Lo senti come c'ha paura quando parti? Vai. Un giorno eravamo, io e Giorgio eravamo dentro lo spogliatoio del Mister. Non mi ricordo se era nello spogliatoio o a casa. E si doveva andare in vacanza, stava finendo il campionato e il mister sapeva tutti dove andavamo, tutti meno che uno, e allora si dannava l'anima, continuava a dire: ma io vorrei sapere dove va questo in vacanza, non è possibile che non riesco a saperlo. E quell'uno chi era? Prova a indovinare. Carlaschelli, chi era? E dove andava?
Ma che ne so andava? Dove andava? Giancarlo, raccontagli quando ti ho fatto il gol di tacco, non raccontare che arriva, raccontagli quando ho fatto il gol di tacco, raccontala. Renzo, però voglio Io dire. dico, guarda, che fra me, Renzo e Giancarlo, a nessuno dei tre conviene raccontare qualcosa per non essere poi colpito. Vabbè, ma sono andate in prescrizione, dai, queste cose, su, sono passati 45 anni, insomma, no? Ma sì, Vabbè, ma Stefano, io mi devo anche sposare, perciò devo stare molto attento, quando ti capito? devi sposare? Le Beh, adesso mogli non ci lo so. Ah, ecco. Bravo, bravo Franco. Renzo, prima di salutarti, volevo chiedere una cosa, ma per caso, ma tu hai un programma, una scappatina a Roma o no? No, adesso anche perché è impossibile, non ci danno la possibilità, Beh, ma non adesso può diventa andare tutto da un posto giallo. all'altro. Adesso sotto Natale ho letto proprio oggi che ridiventa tutta gialla l'Italia. Ne parliamo più No, avanti, guarda, dai, ne sarebbe il parliamo mio più avanti. sogno portarvi tutti e quattro a cena insieme. Ecco, avete ricevuto in questo momento un invito ufficiale da me. Grazie. Se c'è Sarebbe Giancarlo non lo fantastico. so, no, se c'è Giancarlo non lo so. Dai. Ciao Maria, ti sento. Ciao Maria. Camera pronta. C'è la Renzo, c'è la tua camera camera pronta. è pronta, Renzo, sentito? La camera. Tieni La tua camera la che pronta. prima o dopo ti Ciao vengo a trovare. Franco. Ciao Maria. Ciao Grazie, Franco. saluto Giancarlo Oddi e la sua signora Maria. Ciao Sì, ciao a Giancarlo, tutti, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao Grazie a Franco De Giancarlo. Canatesi, ciao Franchino. Ciao, ciao ciao a Massimo, tutti, ciao Renzo. ciao Ciao a Renzo, tutti, ciao saluta Massimo, Renzo ciao ciao ciao. Carnascelli e un saluto a Massimo Maestrelli. Grazie Massimo per essere stato con noi. Buona serata.